Questo programma è offerto da S&L Trasporti, via Fiumara 3, Genova. Buonasera, bentornati con Dilettantissimo. Si è ripartiti con il calcio dilettantistico che riguarda il campionato d'eccellenza della Liguria. Si è ripartito con la Serie D, ma questo lo sapevamo già. Siamo arrivati alla seconda giornata del campionato d'eccellenza, risultati a sorpresa, polemiche come spesso accade per quanto riguarda il calcio giocato. Ne parleremo questa sera con Alessia Bianchi. Ciao Alessia. Ciao Claudio, buonasera a tutti. Ricordo che il numero per entrare in contatto con noi è il 338-489-1908. E Alessandro Lugarelli, nostro opinionista. Ciao Claudio, buonasera a tutti, buonasera. Bene, allora cosa c'è da dire? Che siamo in attesa dell'ospite della serata, che è mister Beppe Maisano. Ci collegheremo col presidente del Vado, Franco Trabotto, che vince la partita in trasferta col suo Vado nel momento in cui la Lega pare possa decidere sulle diminuzioni delle retrocessioni, che potrebbero diventare due, e allora a quel punto il Vado potrebbe rientrare in gioco per quanto riguarda la salvezza nel campionato di Serie D. Ma andiamo subito con i risultati di questa giornata, giornata che Alessia... Trentesima giornata. Trentesima, vedi che mi aiuti a non dimenticare quello che sono i numeri delle giornate. Trentesima giornata per quanto riguarda Serie D, Girone A, andiamo a vedere i risultati odierni. Non si è giocato la partita dell'Imperia? L'Imperia né quella del Dertona, perché l'Imperia, come sappiamo, ha saltato anche il recupero settimanale e, infatti, per problemi di contagio. Per problemi di Covid, e lo stesso vale per il Dertona. Andiamo quindi a vedere i risultati della giornata. Borgo Stesia Saluzzo 1-1, Bra Castellanzese 4-0, Caronnese Sanremese 3-1, Varese Lavagnese 2-2, Folgore Caratese Vado 1-2, Pondonnaz Arconatese 2-0, Sesto Levante Legnano 0-2, mentre Chieri Fossano era stata anche questa rinviata, ma si disputerà il 22 aprile. La classifica, andiamo a vedere quindi la classifica di questo campionato della Serie D Girone A, che è la seguente, guida al Pondonnaz, la squadra 50. Della Valle d'Aosta. Con 59 punti è stato spodestato il Gozzano, che segue con 57, mentre la Castellanzese, perché deve, non ha giocato per due partite, infatti non gioca da due settimane. La Castellanzese invece ha 58, il Bra 55 riesce a recuperare con la partita vinta oggi, proprio contro la Castellanzese, segue la Caronnese con 49 punti, Sesti Levante 47, Sanremese 45, Legnano 44, Folgore Caratese e Lavagnese insieme all'Imperia Pagliata 43, più distaccato c'è il Chieri con 34, così come l'Arconatese, Dertona 32, Casale 31, Saluzzo 30, Vado 23, Varese 23, però con innumerevoli partite da recuperare, Borgorsesia 21, chiude il Fossano con 15 punti. Allora, lasciamo un attimo la classifica per un secondo in più, chiedo alla regia, in questo momento il Vado con 23 punti, se realmente ne retrocedessero sì, due, sarebbe salvo, tenendo presente che il Borgosesia deve recuperare una partita, così come il Vado. Quindi diciamo che il Vado in questo momento, se veramente passa questa norma, è padrona di se stessa, mentre per quanto riguarda la fase alta della classifica c'è da dire che la Sanremese è la seconda migliore classificata nel girone, ma c'è anche da dire che ha due partite da recuperare. Il terzo asterisco è una penalizzazione che ha subito di due punti per quanto riguarda lo scorso campionato. Quindi è una Sanremese che purtroppo non può dire la sua per quanto riguarda le prime posizioni, ma è una Sanremese che è sempre bella tosta. Alessandro, facciamo il punto di questa giornata. Il punto è il fatto che il Vado sicuramente con questa vittoria si è messo in una situazione soprattutto anche mentale a suo favore, perché veniva da un periodo, diciamo, che durava dall'inizio del campionato brutto, è la verità, ma quando fai due vittorie in una settimana la situazione cambia a livello mentale, appunto, e
inizi a prendere delle certezze. Sicuramente sono importanti queste vittorie in ottica salvezza. E considerando anche che le altre squadre non hanno fatto risultato, c'è stato un pareggio, va bene, però le vittorie fanno sempre morale, ancora di più se arrivano comunque quasi alla fine. Alessia, si può dire che forse la partita infrasettimanale tra Sestri Levante e Vado sia stata un po' quella che ha dato la spinta anche quest'oggi alla vittoria del Vado? Ricordiamo che la fine primo tempo, mercoledì, Sestri Levante contro Vado era 3-0 a favore dei corsari, poi nel secondo tempo la squadra di mister Tarabotto ha ribaltato completamente il risultato. Sicuramente sì, noi abbiamo sentito entrambe le parti, sia dirigenti della Sestrese che dirigenti del Vado, e comunque c'è da ammettere che il Vado nel secondo tempo ha tirato fuori quella voglia di vincere con cui poi è riuscita a ribaltare la partita. A discapito però del Sestri Levante, bisogna dire che c'erano delle grandi assenze, perché ricordiamo che Puricelli purtroppo ha finito la sua stagione, mentre Croci ha ancora 20 giorni di riposo, se così si può dire, per l'infortunio che ha avuto. Buso ha recuperato in parte, ma non del tutto, quindi diciamo che Sestri Levante non era al massimo per quanto riguarda l'attacco. Parlando di quella partita, Alessandro, primo tempo 3-0, secondo tempo 4-3, mi viene un po' in mente anche la finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Milan, no? Quando il Milan entrò negli spogliatoi a Istanbul convinto di aver vinto la Coppa e poi esci fuori, quindi non succede solo a livello dilettantistico ma anche a livello professionistico. Cosa scatta nella testa dei giocatori? Forse la pensiero di averla già vinta? È difficile dare giudizi, perché quando diciamo si è avanti 3-0 nel primo tempo, mi è capitato, diciamo... Una persona pensa nella sua testa, non devo pensare di averla già vinta, non devo pensare di averla già vinta, ma implicitamente nella sua testa dice sono avanti 3-0 e in quel momento si rilassa. Non sono situazioni facili appunto a livello mentale, è stato bravo sicuramente il Vado a sfruttare l'occasione e a vincere la partita. Sono situazioni, diciamo, che non si possono giudicare, a mio parere, perché non siamo nello spogliatoio del Sestri Levante, quindi non sappiamo cosa sia successo, diciamo, nelle teste dei giocatori. Però ti fa venire da pensare, no? Che insomma, pensi di averla già vinta, in realtà poi quando, la testa è molto importante, specialmente anche per te che insomma, sei tra i pali. Diciamo che il portiere è un po' un giocatore atipico, è solo contro tutti, contro gli avversari sicuramente, e qualche volta anche contro i compagni, perché magari se prendi il gol che non si aspettano i tuoi compagni, insomma sei lì che sei... con la spada di Damocle sulla testa. Sì, diciamo che il portiere a livello mentale deve avere una marcia in più rispetto ai propri compagni, e soprattutto anche in queste situazioni in cui magari nel primo tempo appunto la squadra vince 3-0, quindi magari il portiere è stato inoperoso, a maggior ragione il portiere deve mantenere salda la situazione, mantenere la concentrazione, perché appunto basta un episodio per cambiare il match, appunto magari si prende il 3-1 e in quell'istante comunque la partita cambia, la partita gira, l'altra squadra prende certezze e poi può succedere di tutto. Quindi due vittorie consecutive tra mercoledì e domenica per quanto riguarda il Vado, due sconfitte consecutive per quanto riguarda il Sestri Levante, probabilmente anche psicologicamente la sconfitta patita in quel di Vado è stata capestre. E andiamo a vedere com'è andata con il servizio montato da Simone Maggi e le immagini fatte dalla società Sestri Levante e riprese da Alessia Bianchi. Ma andiamo a vedere com'è andato nel servizio appunto di Simone. La vittoria col Casale e la rocambolesca sconfitta col Vado sono le due gare della pazza settimana del Sestri Levante prologo alla sfida del Sivori contro un Legnano che, vinte le ultime due gare, si sta pericolosamente affacciando alla zona playoff. E questo il motivo per cui i corsari partono forte. Le prime due occasioni sono proprio di marca locale. Mischia dopo tre minuti con Ferretti che non riesce a realizzare l'1-0 e poi una traiettoria insidiosa di Selvatico sugli sviluppi di un calcio d'angolo che termina sulla parte alta della rete. Al quarto d'ora però la doccia fredda, perché la difesa del Sestri si dimentica Bingo. Il numero 13 classe 2001 batte Salvalaggio per il gol del vantaggio lombardo, che è anche l'evento che cambia il trend della gara. Il Legnano prende coraggio e anche le redini della partita. Salvalaggio deve compiere un intervento decisivo per togliere una punizione dall'angolino. Il Sestri però ha una falla nella sinistra difensiva e anche una spina nel fianco, perché poco dopo la mezz'ora Marco José Bingo, ancora lui, entra in area e buca per la seconda volta la porta dei padroni di casa, trovando un pertugio sull'uscita di Salvalaggio. 0-2 e reazione Sestri a fine frazione con un'azione di Marquez che genera una mischia conclusa da
dal tiro selvatico fuori misura di rabbia il Sestri. Nella ripresa la sponda di Marquez per Scarlino, il miracolo di Russo, sulla ribattuta Cirincione trova un muro davanti a sé, è l'occasione più grossa perché è troppo poco il tiro di selvatico nel finale, ultimo acuto che non cambia il risultato, vince il Legnano al Sivori, Sestri la seconda sconfitta in 5 giorni, la zona playoff si allontana. Zona playoff che si allontana per quanto riguarda il Sestri Levante, invece zona salvezza che si avvicina con, per quanto riguarda il Vado. Presidente Franco Trabotto, subito dopo la pubblicità sarà in collegamento con noi telefonicamente e ne parleremo più compiutamente di questo Vado che sta cercando con tutte le sue forze di salvarsi. Arrivano dei messaggi, Alessia? No, ma sicuramente arriveranno perché noi sappiamo che i tifosi del Vado sono sempre molto attivi. Sono anche delle partite insomma, da commentare, polemiche, avremo la moviola, ma tutto questo dopo un piccolo break pubblicitario. Eccoci rientrati in studio, come detto a breve sentiremo mister Trabotto, nel frattempo mister, il presidente Trabotto del Vado, nel frattempo ci ha raggiunto anche Beppe Maisano che si sta per microfonare, quindi ve lo presenteremo nel momento in cui il nostro tecnico finirà, Danilo Guidarelli peraltro che ringraziamo, finirà di, eccolo qua, Beppe Maisano che insomma si è arrivato in tempo nonostante... la domenica. La trasferta a Varazze. C'era un po' di traffico. C'era un po' di traffico come sempre. Bene, allora sentiamo un po' Franco Trabotto. Ciao Franco. Ciao, ciao Claudio. Abbiamo l'immagine, visto che sei in giro per l'Italia, se riusciamo a farla vedere con la con l'iPad, sì, eccolo. Ecco, come è andata Franco? Queste due vittorie ti hanno galvanizzato, insomma, il tuo Vado se cambia il regolamento e fanno solo due retrocessioni potrebbe davvero salvarsi? Ma guarda, bisogna, non lo so, non sappiamo ancora com'è il FOMI. Innanzitutto grazie per avermi chiamato. Io sono arrivato proprio in questo momento, perché poi c'era poche macchine in autostrada, quindi sono tornato dalla partita. E bisogna vedere com'è il format, come lo decidono e quello che decideranno va bene. Quello che ti posso dire è che indubbiamente il morale è cambiato. Sì. Siamo sempre in una situazione estremamente difficile, abbiamo dei grossi distacchi. Se facessero due retrocessioni e quattro play-out. Vediamo quello che decidono e vediamo se siamo bravi adesso stiamo lì a decidere il nostro destino. Abbiamo vinto due partite, quella di oggi durissima di nuovo, ma meritata. Quindi sei contento Franco, diciamo che il morale si è già visto nel momento in cui è uscita la notizia, mercoledì avete colto la palla al balzo e avete fatto una rimonta strepitosa nel secondo tempo. Ma guarda, sì, sono quelle partite che ti rimandano sempre nella storia, perché io mi ricordo che quando nominiamo sempre il Milan quando ha perso, no? Io gli ho detto, ma com'è possibile che vincono 3-0 e poi si riesce a perdere? Nel caso succede anche questo, ma scatta la molla, sai? Quando scattano le molle, tu non hai voglia di studiare, tu tua parte dice studia, figurati, giri libero dall'altra parte. Poi ti scatta la molla e dice, ma studiamo, e nei giocatori è uguale. Oggi erano stato negli spogliatoi, erano altre persone anche. Tutti col sorriso. A partire da me che ho sempre incavolato. Però Franco, dimmi. Hai usato lo stesso esempio che ho usato io, il Milan in Coppa dei Campioni. Quindi nonostante tu sia in viaggio, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sì, perché ti viene, insomma, scusa, ci permettiamo. È abbastanza facile come cosa perché ti viene in mente di fare quello, però quello che ti voglio dire, mi conosci, non ho mai mollato pur accettando qualsiasi
soluzione fosse arrivata o arriverà. Adesso c'è, diciamo che c'è una speranza di far bene, perché ci credo che possiamo far bene, speriamo di non essere delusi, ecco. Bene, grazie Franco di aver risposto al nostro, insomma, alla nostra chiamata. Ma sono io che ringrazio te e saluto tutti gli amici che sono in trasmissione. Grazie Franco, buona serata, buon rientro. Grazie, ciao. Beppe, insomma, questo Vado sta facendo dei miracoli, perché comunque è stata inaspettata questa vittoria. Il Vado è riuscito a scrollare di dosso la situazione negativa e può darsi che ora riesca comunque a recuperare delle posizioni che tutti ci auspicavamo anche che potesse avere già precedentemente, perché la squadra era una buona squadra, inceppata in un momento negativo e sembrava non potesse più uscire da questo tunnel. Peraltro, piccola curiosità, la Folgore Caratese attualmente è l'unica squadra che è stata battuta da una Ligure, ovvero proprio dal Vado. Quindi sì. Il Vado è l'unica, che, perché l'Imperia ha pareggiato, la Lavagnese invece all'andata aveva perso per quella famosa sconfitta per 5-0 e uguale il Sesto Levante aveva pareggiato, mentre il Vado nell'andata aveva perso 1-0, mentre al ritorno invece è l'unica squadra Ligure che è riuscita a battere la Folgore Caratese, che comunque ricordiamo essere una squadra molto temuta dal Sesto Levante, dove appunto il DS Paolo Mancuso aveva detto che erano delle squadre di Serie D che giocava meglio, ecco. Peraltro oggi invece, parlando di Lavagnese che pareggia con il Città di Varese dopo essere stata sotto, una partita importante anche per quanto riguarda il Vado, anche se in realtà la Città di Varese ha una marea di partite da recuperare, probabilmente non lo troveremo più in quella zona di classifica che abbiamo visto poc'anzi. Siamo in attesa che Simone Maggi ci completi il servizio della sconfitta della Sanremese. Di conseguenza io direi di andare avanti, visto che abbiamo già l'ospite di eccellenza, e parliamo di eccellenza Girone A. Mister, oggi una bella vittoria a Varazze, domenica scorsa un pareggio contro la Cairese, che è un po' la corazzata di questo girone. La Genova Calcio dove può arrivare in questo torneo, che è comunque è così breve? E io mi permetto di dire, ma non perché sei qua, l'ho detto anche in giro ad altre persone, che l'allenatore giusto perché te sei uno che tieni tutti sulla corda sempre, in un lasso di tempo così breve tu sei secondo me l'allenatore giusto per poter arrivare fino in fondo. Guarda, la Girone A è un girone secondo me estremamente equilibrato, perché la Cairese è sicuramente una squadra forte, l'avevo detto comunque anche all'inizio, comunque il Campo Morone oggi 3-0 ci potrebbe fuorviare sicuramente, perché è una squadra ben quadrata che domenica scorsa ha fatto un'ottima prestazione. Io poi oggi le partite bisogna anche assisterle, vederle, guardare che cosa succede. È ancora tutto da giocare questo gironetto qua. Noi cosa ci proponiamo? Ci proponiamo, come all'inizio dell'anno, di provare a fare il meglio che riusciamo a fare giocando un calcio discreto e cercando di valorizzare i giovani della società. Alessandro, domenica prossima ci sarà proprio una partita importante, quella tra il finale e la Genova Calcio, che ospiterà proprio la squadra di Mister Buttu. Sicuramente è una partita importante, perché diciamo, abbiamo un po' il giro di boa di questo mini torneo. Già oggi ci sono stati dei risultati, diciamo, un po' sorprendenti, perché in questo momento vediamo Riva Samba nell'altro girone primo, vediamo comunque il Campo Morone che ha un punto, se non sbaglio, data la sconfitta di oggi. Quindi, diciamo, dei risultati un po'... Tre punti. Quindi, diciamo, ci sono dei risultati un po' sorprendenti. Sicuramente la prossima giornata sarà fondamentale per capire chi può andare avanti. Noi abbiamo anche l'intervista che riguarda appunto Cairese contro la Campomorone, con mister Marco Pirovano, che ha rilasciato questa intervista ai microfoni di Dilettantissimo. Andiamo a sentirla, grazie all'iPad e Matteo Calaguti, che ha raccolto appunto per noi le interviste. Andiamo a sentire cosa ha detto Marco Pirovano. Abbiamo, secondo me, condito anche un paio di errori che poi diventano, se vai sotto 2-0 dopo 20 minuti, diventa difficile rimettere in piedi questa partita. Ripeto, l'approccio della prima mezz'ora è stato sbagliato, però è anche vero che in questa mezz'ora abbiamo avuto una palla che secondo me poi
ci sono immagini su quello di vedere, c'è un rigore grosso su Piacentini. Un momento un po' sliding doors anche quello dei primi tre minuti. Eh sì, difatti, è a quel punto lì direi che la partita può prendere un'altra piega, fermo restando che il primo tempo per mezz'ora non siamo neanche entrati in campo, ma questo, ripeto, è un approccio sbagliato. Per noi purtroppo questi campi qua sono devastanti, perché è un altro sport, io lo dico sempre, e purtroppo rimbalzo, la corsa, il salto della palla, però ripeto, quello è un conto, approcciare la partita in un certo modo è un altro, e direi che alla fine meritatamente vinta la Cairese, anche se mi sembra che un dato oggettivo 8 gialli a 1 mi sembrano veramente tanti per la partita che è stata, nel senso che questa partita è corretta, non c'è stato niente di che. Ma detto questo, ripeto, l'episodio che, su cui forse posso recriminare è un mezzo rigore subito per cambiare la partita e poi un rigore grosso su Piacentini che è grossissimo, che il calcio penso che lo stop l'ha sentito anche da Savona. Ma ripeto, non recrimino su questi, che sono episodi, ma nell'economia della partita ha strameritato di vincere la Cairese. Dobbiamo solo guardarci un po' meglio dentro di noi e capire dove alla domenica, invece di fare tanti discorsi, tante parole, è meglio entrare con un approccio diverso alla partita. Queste le parole di mister Pirovano, che recrimina appunto su una mancata concessione di un calcio di rigore a favore della sua squadra, con Piacentini che ha protestato talmente tanto poi da essere espulso, col Campomorone che è rimasto in 10 uomini. Andiamo a sentire invece cosa ha detto mister Mario Benzi, il mister della Cairese, dove dice: dopo che si riprende, dopo tanti mesi, non è facile. Ma andiamo a sentire la sua intervista. Ma la partita, come dici tu, di assoluto livello, e comunque contro una squadra sicuramente di grande valore, cioè un primo tempo come abbiamo fatto è stato sicuramente quello che ci ha spianato la vittoria. Poi secondo tempo è chiaro che la gestione della partita è stata giusta, intelligente, nel senso che comunque dopo 6 mesi fermo, non è che avessimo poi verso la fine, eravamo anche un po' stanchi, è giusto dare la possibilità a tutti di giocare, quindi diciamo che secondo tempo poi l'abbiamo gestito. Una fase d'attacco decisiva nel primo tempo, tra l'altro 100esima presenza per Alessi, quanto è importante per voi? Quando molto bene. Para la carriera, ha fatto Diego, quindi alla fine tutto quello lo sappiamo. Poi credo tutta la squadra è importante, poi un giocatore solo non è che possa decidere le sorti di una squadra, direi che hanno fatto bene tutti, quindi quando fai una vittoria così, il merito di tutti, fatti fermi, con le mascherine, con i tamponi, sono una cosa tutta un po' diversa dal solito. Prendiamo atto, stiamo giocando, abbiamo fatto 4 punti in 2 partite contro 2 ottime squadre, e siamo contenti, andiamo avanti, ma credo che oggi deve essere rimarcata la prestazione dei ragazzi, tutti quanti, veramente molto bravi. 4 punti in 2 partite contro 2 ottime squadre, Beppe, quindi anche loro... Beh, ce la siamo giocata domenica scorsa, direi che poi alla fine i commenti sono stati tanti, l'hai sentiti anche tu, non condividevo proprio tutto quello che è stato detto, ma ne abbiamo già chiacchierato e parlato una settimana. Io alla fine, dopo il risultato di oggi della Cairese, il punto di domenica è un punto che noi ci marchiamo e per andare avanti e siamo insieme a loro in testa alla classifica. Insieme alla testa della classifica, che andiamo a vedere tanto i risultati della Eccellenza Girone A, che sono i seguenti, quelli che si sono materializzati quest'oggi. Eccellenza Girone A, quindi eccolo qua, con Albenga Pietraligure 1-0, Cairese Campomorone 3-0, Varazze Genova Calcio 0-4, ha riposato il finale. Quindi la classifica vede in testa la Genova Calcio assieme al Cairese, se non ricordo male, con 4 punti, se riusciamo a vedere la classifica anche. Segue dietro a 3 punti l'Albenga con il Campomorone, eccolo qua. Genova Calcio 4 punti insieme alla Cairese, finale Campomorone-Albenga appaiata a 3 punti, con la differenza che il finale deve appunto ha giocato una partita in meno. Pietraligure Varazze 0 punti, ma il Pietraligure ha giocato una partita in meno. Pietraligure che ha giocato una partita in meno, finale che ha giocato una partita in meno, finale che incontrerete domenica, Beppe. Sì, il finale abbiamo già incontrato in campionato, abbiamo vinto là da loro, la partita non sarà certamente la stessa. Abbiamo vinto in 10, dopo 20 minuti siamo rimasti in 10 e abbiamo fatto un'ottima partita. Con il finale le partite sono sempre molto tecniche, perché Buttu mette bene i suoi giocatori, è una squadra anche questa molto giovane, una squadra comunque che ha delle individualità importanti, però bisogna aspettare a giudicare, perché le partite col Varazze, il Varazze è quella che mi ricordavo io in Coppa Italia, prima di campionato era un altro Varazze. Ora il Varazze, purtroppo per loro, sono partiti troppo tardi a riprendere ad allenarsi in gruppo, penso, e di conseguenza solo sottotono rispetto all'inizio del campionato, quello vero. Pubblicità, poi rientreremo con l'ampia pagina del campionato di Eccellenza, con diversi filmati, sono 4 quest'oggi, e ci manca sempre la partita dalla Sanremese, che vedremo comunque sicuramente all'interno di questa puntata. Pubblicità.
Bene, eccoci quindi rientrati in studio. Parlavamo di promozione di eccellenza girone A con Beppe Maesano, un girone molto equilibrato. Domenica il big match si giocherà proprio il campo di Cornigliano tra voi e il finale con la squadra di Mister Butto, come dicevi è una delle squadre che non è mai il risultato non è mai certo ecco, in un verso nell'altro. No, ma poi è un gruppo abbastanza rodato, ha perso qualche giocatore, ha perso Vittori penso per un incidente quando eravamo ancora nella prima parte del campionato, però è una squadra che ha delle buone individualità e un grande mister. Arriva dei messaggi, Alessia? Sì, arrivano i complimenti a mister Maesano, a tutto il gruppo della Genova Calcio. Maesano, un mister, uno dei migliori allenatori della categoria. Un saluto anche ad Alessandro, che ho avuto come giocatore dalla Culm Polis. Però non si firma, quindi non sappiamo. Rimarremo col dubbio, nella... sì. Comunque dicevi, un Varazze che secondo te è una buona squadra, ma indietro a livello di preparazione. Ho detto che il Varazze che ho visto giocare all'inizio dell'anno, sia in Coppa Italia che in campionato, con i filmati che avevo, con le relazioni che mi hanno fatto i colleghi, era una squadra ben determinata, difficile da giocarci, ha fatto 2-2 con la Cairese anche, per cui e ha battuto la Sestrese a Borzoli. Queste due partite qui il Varazze è messo bene in campo, ma si vede nettamente che sono indietro come preparazione, per cui subito il secondo gol nel giro di 10 minuti si sono un po' sciolti. Abbiamo anche i risultati di eccellenza al girone B, dove abbiamo già peraltro i filmati, quindi io procederei poi subito con questi. Andiamo a vedere quindi i risultati dell'eccellenza al girone B, dove in casa perde il Rapallo, ma dopo che era passato in vantaggio è rimasto in 10 uomini. Abbiamo cercato di avere delle interviste da parte della società, ma ovviamente c'è un po' di come si può dire malcontento. Ecco, andiamo a vedere i risultati. Fezzanese Ligorna 0-0, il big match di giornata è finita 0-0. Peraltro ho parlato poi abbiamo... con il presidente Stradini della Fezzanese, ha detto una partita dove entrambe potevamo vincere, abbiamo avuto le nostre occasioni noi, le loro occasioni il Ligorna, una partita ben giocata con ritmi alti di categoria superiore, arbitrata benissimo, non è mancato niente, forse solo il gol, ha detto lui, peccato che non sia stato il nostro. Esatto. Rapallo Rivarolese, Baiardo 2-3, peraltro Baiardo che riesce a portare a casa la vittoria all'ultimo minuto, e Riva Samba Sestrese 4-1, questo weekend ha riposato l'Athletic. Peraltro abbiamo l'intervista del mister del Riva Samba, andiamo a sentire cosa ha detto il mister del Riva Samba, perché non ci credono neanche loro. Andiamo a vedere la classifica, tanto prima di andare a sentire l'intervista, la classifica che vede in testa il Ligorna assieme con 4 punti, eccola qua. Riva Samba comanda con 3 punti, segue Ligorna, Baiardo, Fezzanese, Atletica, Paiata a 1 punto, Sestrese, Rapallo, Rivalese chiudono a 0 punti. Manca il Ligorna che non ha 1 punto ma ne ha 4. Che ne ha 4, c'è stato un errore, chiedo scusa. Rifacciamo la classifica perché sennò qua poi arrivano le mazzate. Ho fatto andiamo un a vedere errore. Quindi l'intervista di mister Cesaretti, andiamo a vedere quello che ha detto il mister del Riva Samba. Ho fatto una partita ottima oggi, difficile trovare un aggettivo per descrivere quello che abbiamo fatto in campo, perché contro una squadra forte come la Sestrese, organizzata, con giocatori di talento, di categoria sicuramente, subire gol dopo pochi minuti e fare quello che abbiamo fatto noi, proprio dal punto di vista del gioco, dell'intensità, della qualità, questi ragazzi vanno solo che ringraziati perché sono fantastici, fantastici davvero. Ecco, una squadra di ragazzi, però se i ragazzi sono questi, ben venga a investire sui ragazzi. Sì, sì, noi abbiamo sfruttato questa occasione proprio in questa ottica, chiaramente non pensavamo di far così bene così presto, anzi le aspettative erano di cercare di limitare i danni, di far crescere qualche giovane, che stiamo facendo di più di quello che ci si aspettava, ma io ho accettato questo incarico anche perché li conosco, sono responsabile anche del settore giovanile e li ho visti crescere, sono forti, sono bravi e molti di questi calcheranno questi palcoscenici, forse anche più importanti per tanti anni, ne sono certo. In bocca al lupo a lei e ai suoi ragazzi. Grazie, grazie. Mister, insomma, Riva Samba che ha avuto il coraggio di dire ma sì, ricominciamo con i ragazzi, tanto non c'è la retrocessione, e questi ragazzi stanno facendo bene. Sì, ha detto bene Cesaretti, pare che Cesaretti è un buon allenatore, ma Cesaretti, essendo responsabile del settore giovanile, lavorando sempre con i giovani, li conosce, per cui anche da un punto di vista ambientale, psicologico, penso che gli possa aiutare tantissimo.
Ora però anche lì bisogna aspettare le altre partite come si sviluppano, ma loro sono già molto contenti di essere lì perché si stanno anche divertendo. Certo, stanno anche divertendo, quindi chissà dove può arrivare questo Riva Samba. Poi andiamo a vedere anche il turno della settimana prossima. Catania invece del DS della Sestrese ha fatto i complimenti a Riva Samba e sentiamo cosa ha detto. Direi che loro andavano a 80 all'ora, noi a 30, ma sarebbe secondo me una visione ingenerosa verso il mister Riva Samba e i loro ragazzi, che al di là di andare più forte hanno fatto anche una bella partita sotto ogni profilo, noi una domenica sottotono a differenza di domenica scorsa. Forse dobbiamo un attimino riguardarci un pochino negli occhi, ma senza fare troppi drammi, ecco, queste 6 partite non ci stavano per vedere un pochino se siamo pronti per il prossimo anno, chi è pronto, chi no, e oggi abbiamo avuto delle altre risposte, ma non ci esaltavamo domenica scorsa, non ci esaltiamo, non ci deprimiamo oggi, ecco. Grazie. Alessandro, parlando sempre di testa, no? La Sestrese che va a pareggiare contro la corazzata fezzanese per 2-2 dopo essere stati in vantaggio per 2-0, va a giocare contro, diciamo, la Cenerentola, quella che è stata definita un po' la Cenerentola del girone, e va a incappare in una sconfitta importante. Ma a mio parere, più che diciamo dalla parte della Sestrese, che magari è incappata anche in una brutta giornata, perché comunque il 4-0 è un risultato pesante, c'è da sottolineare il fatto che il Riva Samba, come da loro stessa missione, gioca alla fine per sviluppare le caratteristiche dei giovani, per farli crescere, quindi gioca con la mente sgombra, gioca per far crescere i giovani, e quindi diciamo non avendo alcuna aspettativa possono divertirsi. Peraltro ha fatto sorridere un pochino, oggi abbiamo sentito un dirigente del Riva Samba che mi ha detto: non sono al campo, ma ho chiesto 3-4 volte se mi stessero prendendo in giro. Beppe, non credeva al risultato. La dimensione di quello che stanno facendo questi ragazzi. È vero che rispetto alla Sestrese è più facile giocare contro la Fezzanese che giocare contro il Riva Samba, perché magari collezioni brutte figure, come diceva Catania, che gli altri vanno a 200 all'ora, ma giocare con la Fezzanese, come noi domenica con la Cairese, sono squadre quadrate che ti danno dei punti di riferimento e ci sono degli stimoli diversi. La grande squadra deve riuscire però, se si vuole crescere in un campionato diverso da un mini girone come quello di adesso, a riuscire a fare punti con tutti e imporsi sul proprio gioco. Intanto ringraziamo i dirigenti del Riva Samba che ci hanno permesso di realizzare all'interno della loro struttura il filmato, perché Tommaso Imperato, che è colui che ha ripreso e montato il servizio per noi, non sarebbe riuscito dovendo tornare a Genova. Andiamo a vedere quindi il servizio che riguarda la vittoria del Riva Samba per 4-0, appunto il servizio di Tommaso Imperato. Poi abbiamo un'ampia moviola perché ci sono stati tanti casi contestati. Andiamo a vedere com'è andata. Ovviamente la partita è Riva Samba Sestrese, che è quella che dovrebbe essere arrivata poco fa, almeno così mi risulta dalle cronache dei nostri cronisti che ci stanno mandando via WhatsApp. Comunque arrivano anche un sacco di messaggi, ci scrivono: abbiamo scoperto chi era l'allenatore di cui parlavamo prima, ovvero si tratta di mister Amato, allenatore della Genova Calcio, che appunto porgeva i saluti a Bulgarelli e faceva i complimenti a Maisano, mentre i tifosi dell'Albenga sono sempre molto attivi e onesti. Ci scrivono: buonasera a tutti, oggi abbiamo giocato male, di positivo solo il risultato. Tifoso Albenga. 1-0 contro il Pietraligure. Esatto. È pronto il servizio della Riva Samba? Mi sembra di sì, andiamo a vedere come andiamo. L'Athletic Club ospita il Riva Samba in un campo, il San Rocco di Recco, che per gli amanti della geografia si trova praticamente a metà strada tra Albaro e Sestri Levante. La prima giornata di un'eccellenza riformata dopo il passo indietro. Non è questo. Il servizio non è questo, siamo quindi in attesa ancora che arrivi. Probabilmente Tommaso ci ha mandato un servizio la settimana scorsa e ha fatto un po' di casino. Andiamo a vedere invece quello che è successo a Rapallo che perde in casa contro il Baiardo. Andiamo a vedere com'è andata nel servizio di Simone Maggi e il montaggio di Walter, non ricordo cognome, andiamo a vedere come andate. Dopo la prima sconfitta all'esordio contro il Ligorna, maturata solo nei minuti finali, il Rapallo Rivalorese di Rossetti ospita una formazione ostica come il Baiardo, che fa il suo esordio nella competizione su un campo difficile come il Macera di Rapallo. Infatti il primo squillo è proprio dei padroni di casa quando una rovesciata sbilenca di Bertuccelli dà vita a un'azione insistita che si conclude col tiro quasi a botta sicura di Lai. Di sicura c'è però anche la parata di traverso e la pulizia dell'area da parte della difesa ospite. Tutto sommato una gara divertente, il Baiardo non sta a guardare, non lo fa Oliviero, che spaventa Basso
basso con una conclusione che termina alta di poco, non lo fa nemmeno Romei, che su perfetto schema trova basso a chiudergli lo specchio. Minuto 36, un cross dalla destra in area genovese viene somatizzato malissimo dalla retroguardia locale, ne approfitta Rana Singh che di prima intenzione calcia rete trovando l'incrocio dei pali e ovviamente il gol del vantaggio, prima rete del Rapallo nella competizione, 1-0. Di gara che sembra in discesa, ma al 41esimo Olivier in pressing travolge basso, l'estremo difensore scalcia da terra e il direttore di gara espelle il numero 1 Rapallino, generando la superiorità numerica che si tramuta subito in power play perché al primo affondo Baiardo pareggia, inserimento di Pascucci a destra, assist al bacio per Romei, l'attaccante nero-verde deve solo spingere in rete il gol che manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Nella ripresa prova di orgoglio del Rapallo che in 10 uomini ha la forza di andare in vantaggio e la rete del 2-1 è tutta di Elia Zunino che sradica il pallone dai piedi di Ferrario, si invola verso la porta di traverso e a tu per tu con l'estremo difensore rimane freddissimo centrando l'angolino e riportando in vantaggio i suoi. Il Baiardo accusa colpo, i locali sembrano tenere a un quarto d'ora dalla fine, però su una punizione di Oliviero dalla sinistra ancora Romei riesce ad anticipare i difensori locali con un tocco quasi impercettibile e a riportare le cose in parità, e non finisce qui perché la reazione dei padroni di casa è rabbiosa con Bertuccelli con il gol del 3-2 che sembra cosa fatta, ma il colpo di testa del numero 9 termina incredibilmente a lato. Bertuccelli che prova a buttare giù la porta su punizione dei 16 metri, sembra tutto qui, ma nel primo dei 3 minuti di recupero la scena la ruba ancora una volta Bomber Romei che su un traversone dalla destra e con un movimento da rapace riesce a passare davanti a un difensore e a girare di testa il gol del 2-3, rete che condanna il Rapallo alla seconda sconfitta consecutiva e il Baiardo alla prima vittoria in campionato. Un gol, mister, secondo quello di Romei, da attaccante vero. Ma Romei è un attaccante vero, non è che... Romei sino a 20 giorni fa era a Ligorna, se Ligorna vuol vincere il campionato vuol dire che ha fatto una scelta di un certo tipo, poi per motivi vari che non sono a conoscenza è andato da un'altra parte, ma Romei è sempre stato un giocatore al Bissola, al Rapallo Rivarolese, ha sempre fatto, un sacco di gol Romei, per cui... Sì, proprio lì ha dimostrato il fiuto del gol, insomma anche il difensore lo ha perso di vista in quella situazione. Sì, tra l'altro Romei viene da un'annata lo scorso anno in cui ha avuto un bruttissimo infortunio, doveva riprendersi, ora mi pare che stia proprio bene e ha fatto 3 gol alla sua ex squadra. Bene, noi andiamo in pubblicità, rientreremo con il servizio e la classifica giornata di eccellenza Girone Vic e col servizio della vittoria del Rivasamba che ha vinto per 4-0 contro la Sestrese.
Bene, allora, come hai promesso, andiamo a vedere quindi il servizio. Anzi, prima la classifica di eccellenza Girone A, dove noi colpevolmente abbiamo retrocesso una squadra. Andiamo a vedere la classifica di promozione di eccellenza Girone B con sì, perché ormai A, B, io premerò promozione, eccellenza, un po' di tutto. Eccellenza a due gironi. Andiamo a vedere quindi la classifica di eccellenza Girone B, dove guida il Ligorna con quattro punti. Segue... Ce l'abbiamo la classifica? Riesci sì. a farla vedere da lì? Sì, riusciamo a farla vedere... No, non ancora. Comunque, vabbè, comunque noi Riva Samba e Ligorna sono a pari merito a 4 punti, segue il Baiardo con 3 punti, Fezzanese con 2, Athletic con 1, Sestrese anche, ma ora la mandiamo e la facciamo vedere anche ai nostri telespettatori con l'iPad. Con l'iPad se riusciamo a... Eccola qua. Eccola. Riva Samba e Ligorna 4, Baiardo 3, Fezzanese 2. Ricordiamo che il Baiardo domenica prossima gioca contro il Ligorna, la Fezzanese. E è un po' il big match di giornata, mentre a Ligorna si gioca Ligorna a Riva Samba, dico bene? Sì, Ligorna a Riva Samba. Potresti sì. dire bene. Dico bene, dovrebbe essere così. E quindi il Rapallo Rivarolese allora, che riposerà e questa la domenica prossima ci sono un sacco di partite a Genova, peccato non poterle andare a vedere, ma con dilettantissimo riuscirete a vederle comunque grazie appunto al nostro programma che potete rivedere anche in replica stasera a partire dalle 21.30 sul canale 189 o domani alle 12.30 sempre sul canale 189 o alle 21 sul canale 189. Andiamo a vedere quindi Riva Samba 4, Sestrese 0, andiamo a vedere com'è andata. Sestrese 1, gol di Accari. Accari. Niente, non parte il servizio. Vabbè, arrivano dei messaggi, Alessia. Arrivano dei messaggi, sì, sempre per il nostro Alessandro. Ci scrivono: Bulga, mi sto preparando per martedì, sempre se non te la conigli, Mister Pippo, Bulga numero uno. Questo, quindi c'è un incontro. Abbiamo ecco. servizio. Andiamo a vedere quindi il servizio. Lo vedo dalla vittoria da Riva Samba. Riva Samba contro Sestrese è la sfida tra due poli opposti della città metropolitana di Genova, accomunati però dalla categoria e dall'attenzione che da anni entrambe dedicano al settore giovanile. Molti ragazzi verdestellati e arancioni ricresciuti nei vivai delle due squadre che prendono parte all'incontro sotto gli occhi attenti del direttore di gara Miraglia di Imperia. Il primo lampo è della Sestrese ed equivale al gol dell'1-0. Mazzedda ben servito in area apparecchia per Accari che davanti a Gaccioli lo trafigge a fil di palo e riceve l'abbraccio dei compagni. La reazione del Riva Samba è veemente, prima Ivaldi si incunea in area di rigore e va giù. Per Miraglia è simulazione cartellino giallo. Noi ci avvaliamo delle immagini per capire meglio l'accaduto. Serve il replay anche 8 minuti più tardi quando Padi, servito da Cesaretti, castiga Bassu, ma il castigo più feroce è quello del guardalinee che sbandiera il fuorigioco e per la seconda partita consecutiva nega la gioia della rete al numero 9 arancionero. Dall'altra parte Bazzurro della Sestrese scalda i guantoni di Gaccioli, ma è il preludio al gol del Riva Samba al termine di una splendida azione corale. Latin prima scarica sul centrocampista, poi è liberata al tiro da una grande giocata di Padi e davanti a Bassu si mostra freddissimo per il gol che vale il pari e la gioia in panchina di mister Cesaretti. Nella prima frazione c'è ancora tempo per due grandi parate di Gaccioli, prima su Accari e poi su Mazzedda, inframmezzate dal tentativo di pallonetto di Padi che prova a sorprendere Bassu senza però avere successo. Nella ripresa c'è ancora lavoro per gli estremi difensori e Bassu a chiudere la porta a Lessona, ma è solo questione di tempo perché al 13° minuto lo stesso Lessona, servito ancora da Padi, secondo assist per lui, vince il duello con Bassu, tapin vincente che regala il vantaggio ai padroni di casa. Questa volta la Sestrese risponde e sugli sviluppi di un corner chiede il penalty per questo contatto in area di rigore, giudicato regolare da Miraglia. Niente fallo di mano secondo il direttore di gara di Imperia e sul ribaltamento dell'azione Giovanni Valdi non perdona, gol di ottima fattura che rende onore al numero che porta sulla schiena il 10. 64 sul cronometro, Riva Samba 3, Sestrese 1. Il gol della mazzata definitiva per gli uomini di Schiazza arriva 3 minuti più tardi dai piedi di Cesaretti, staffilata che si stampa sulla traversa, colpisce la schiena di uno sfortunato Bassu e rotola in porta. Sul tabellino c'è scritto autorete, ma il merito è tutto di Cesaretti. Finisce con un 4-1, un po' sorpresa in favore dei ragazzini terribili del Riva Samba. La Sestrese esce a testa bassa dall'Hans Christian Andersen. Dalle immagini, beh, è stata una partita, insomma... Dall'immagine sembra che siano molto sbarazzini, che si tirino a tutti i colpi liberamente, che siano sereni e, come diceva prima anche lui, cioè, sono sgomberi con la testa, per cui gli riescono delle cose che magari non riuscirebbero, ci fossero i 3 punti con la retrocessione o altre situazioni di tensione. Andiamo a vedere l'ampia viola che Tommaso Imperato ci ha messo a disposizione. Andiamo a vedere quindi
i casi che sono stati contestati un po' da una parte e un po' dall'altra. La moviola appunto di Tommaso Imperato. Eccolo qua, questo è il rigore chiesto da Rivasamba e non concesso. Beppe, cosa ne pensi? Non lo so, lui accentua molto la caduta, non capisco bene se col secondo piede lo tocca o no. Se lo tocca col secondo piede è rigore, altrimenti... Anche secondo me è rigore. Qua le immagini non sono chiarissime, ma mi sembra che sia oltre la linea dei difensori, quindi credo che il gol giustamente sia stato annullato. Questo invece è il calcio di rigore richiesto dalla Sestrese, però il braccio mi sembra attaccato al corpo. Sì, il braccio attaccato al corpo. Sì, direi anche secondo me questo non è rigore, vicino, calcia forte, braccio attaccato al corpo, direi che non è rigore. Per quanto riguarda invece questo, c'è da dire che il difensore della Sestrese entra proprio in maniera, cioè proprio in ritardo, il pallone non lo prende proprio per niente. Per me l'attaccante accentua un po' la caduta, è molto duro, ci può stare, direi che ci può stare. Secondo me lo tocca con l'altra gamba, come diceva Beppe, con la gamba quando lui tira su la gamba, eccolo qua, se riusciamo a rivederlo dall'inizio. Pare di sì, ma... Questo, secondo me questo non è rigore perché il braccio è attaccato al corpo, direi proprio di no. Però il primo, secondo me, se riusciamo a rivedere le immagini dall'inizio, con la gamba destra, il difensore della Sestrese, secondo me, lo tocca. No, non questo, prima. Questo è fuori gioco. Questo è fuori gioco. Da qua. Vai. Eccolo qua. Con la gamba con destra. Con l'altra gamba. Esatto. Con la gamba destra. Ci può stare, sì. La prima la ritira e la destra gli tocca leggermente, sì. Però tocca. Muovendosi lo fa cadere. Come rigore. Non l'ha dato, beh comunque poi alla fine Rivasamba ha vinto per 4-1. Quindi rigore o non rigore. Non ha cambiato le sorti della partita. Non ha cambiato le sorti della partita, brava Alessia. Andiamo a vedere quindi il girone A. Anzi, abbiamo ancora una partita di Serie D, girone A, che era la sconfitta della San Emilia, che poi andremo a vedere. Andiamo a vedere invece, tornando all'Eccellenza, andiamo a vedere la classifica di Eccellenza girone A. Come detto, i risultati li abbiamo già visti. Mi sembra che ci sia arrivato anche il servizio che riguarda appunto la Genova Calcio. Genova Calcio Varazze 0-4? 3? Sì. No, 4. 4-4. Devo essere attento, Beppe. Andiamo a vedere com'è andata. L'ho chiesto prima di venire. Esatto. Varazze, Genova Calcio 0-4. Adesso diamo il tempo alla regia di cercarlo, perché comunque hanno tanto materiale. Che arriva però un messaggio per il mister. Ci scrivono: un caloroso abbraccio a mister Maisano, prestato ai dilettanti, ma il suo posto è sicuramente in altre categorie. Peccato non aver avuto la possibilità di averlo visto all'opera in un campionato vero con la sua banda di giovani molto forti. Speriamo di godercelo il prossimo campionato. Io contesto il campionato vero, perché comunque questo è calcio giocato, non è calcio non giocato. È un calcio diverso, ma è un calcio giocato, non è che vince... Non sono d'accordo io. Non sei d'accordo? No. Il campionato è il campionato, i gironcini sono un'altra cosa. Però non è che tu... No, le partite sono partite vere, per carità. Partite vere per modo di dire, perché siamo stati fermi 7 mesi, facciamo tutti i venerdì i tamponi, come li facciamo lasciamo perdere, e poi comunque le situazioni sono quelle che sono. Questo è un campionato totalmente falsato e spero che il prossimo anno non mi sia riproposto il girone da 10, da 7, da 8, perché non va bene così. Probabilmente l'anno prossimo ci saranno sempre 2 gironi da 10, però Beppe, perché se sono 20 le squadre... Capito. Io credo che comunque è stato un danno quello che è nato, qualcuno ci deve mettere mano a questa storia, si deve tornare dei campionati col girone unico, la squadra più forte vincerà perché il campionato è il campionato, i gironi sono un'altra cosa, poi sono gironi localizzati su 2 situazioni regionali, per cui secondo me non quadra, non vince il migliore così. Varazze, Genova Calcio, non so se è ancora pronto, come è pronto dalla regia fatemelo vedere così io lo mandiamo in onda, eccolo. Qua, andiamo a vedere il servizio. Seconda giornata del mini campionato di Eccellenza girone A, Varazze contro Genova Calcio, Varazze che vuole riscattarsi in seguito all'insuccesso di finale ligure e Genova Calcio che deve macinare punti per staccarsi dalla Carese, con la quale ho ricordo amaro a causa della non concessione di 2 rigori molto discutibili commentati in studio nella scorsa puntata di Dilettantissimo. Ma ora si pensa al presente, perché la squadra di casa parte a 1000. Poi al 5° minuto accade il pasticcio di Andaioni, che effettua il retropassaggio di testa verso Faggiano, ma quest'ultimo era posizionato al limite dell'area e la palla supera la linea di porta, passano 30 secondi e arriva il raddoppio della Genova Calcio, pennellata di Morando per lo bascio che incorna di testa.
Al minuto 17 azione insistita di Aiello, che poi calcia a giro e scalda i guantoni di Dondero. E allora prende coraggio il Varazze, dopo un rimpallo, la palla arriva nei piedi di Iardello, che colpisce di collo, ma il tiro è centrale. Da un corner locale gonfia la rete il giocatore nero-blu, ma l'arbitro prima convalida il gol, poi lo annulla. Passa mezz'ora e dopo una punizione ben battuta di Aiello, Andreoni non riesce a impattare il pallone a pochi passi dalla porta. La Genova Calcio non si sazia e dalla destra arriva un cross basso per Nelli, anticipa alla perfezione Faggiano e sigla lo 0-3. Rivediamo il delizioso gol del numero 10 biancorosso. Il secondo tempo si apre con un'azione a due tocchi della Genova Calcio, dove viene servito tutto solo Lobascio, che segna di testa e cala al poker. Dopo 40 minuti di noia totale osserviamo il timido tentativo degli ospiti, poi l'occasione per Caruso che calcia fuori di poco e infine la parata elastica di Dondero sul tiro di Angella. Annata di Celle Ligure domina la Genova Calcio vincendo per 4-0 e volando primi in classifica. Bello il campo di Celle? Campo di Celle è molto bello l'impianto, sono belli gli spogliatoi, peccato che c'è la pista che disturba un attimino la situazione generale, perché i campi con la pista a me non piacciono molto, però è bello, molto bello, anche il terreno. La partita, insomma, dove vi siete? Partita correttissima, Alvarazzo è una squadra corretta, come dicevo prima, se fra due o tre domeniche magari riuscirà, solo che il girone è finito, come dicevo prima, non è che le situazioni sono queste, sono indietro con la preparazione, è evidente in questo momento. Una partita, insomma, a senso unico, Alessandro? Sì, direi che il 4-0 è eloquente, e, appunto, essendo dietro con la preparazione e giocando solo 6 partite non c'è proprio il tempo materiale per trovare gli equilibri, i meccanismi di squadra, e magari possono iniziare a provarli in previsione del prossimo anno anche. Anche quello è vero, arrivano dei messaggi, un messaggio al volo. Sì, il telespettatore ci ha detto se poteva finire il messaggio per Beppe, perché lo abbiamo giustamente interrotto, e ci diceva appunto speriamo di godercelo il prossimo campionato, ma io spero che arrivi fino in fondo a questo torneo, comunque molto interessante per i giovani. Forza Beppe, dal tuo tifoso Rosario Averni, Cornigliano Calcio. Lo ringrazio, è interessante sicuramente per tutti, come diceva prima anche... Si diceva prima il concetto che tutti stanno facendo dell'esperienza, però ci sono delle squadre che hanno investito dei budget importanti per cui l'esperienza non la fanno. Se in un girone da 6, da 7 squadre toppano il campionato, non penso siano molto contente. Questo a noi non ci tocca come Genova Calcio, però gli altri sì. Andiamo in pubblicità e ci rivedremo dopo un piccolo break pubblicitario con la moviola di Genova Calcio Varazze. Abbiamo anche Campo Morone contro Cairese Campomorone con la moviola, e rivedremo tutto dopo un piccolo break pubblicitario. Bene, allora andiamo a vedere l'unico caso di moviola che Fabio Lograsso ci ha, eccolo qua, di Varazze Genova Calcio. C'è un caso solo di moviola che Fabio Lograsso, che ringraziamo, peraltro ha seguito come ragazzino giovane anche lui, Beppe, eccolo qua. È il gol del Varazze. Cioè dicono che l'ha colpito la palla di mano, io la panchina non la potevo vedere, no? Ah, sì. Con la mano così. Con la mano. Sì. Toccato così. Sì. Non hanno neanche protestato più. Chiaro. Io sinceramente, diciamo, nel primo video che ho visto pensavo fosse fallo sul portiere, perché ho visto che mi sembrava ci fosse un contatto. Invece se fallo di mano bisognerebbe essere lì per capire se è vero. Guarda, lo vedi che cambia traiettoria la palla. È vero. Ma dopo aver esultato quando gliel'ha annullato non hanno più detto niente, per cui vuol dire che il giocatore sì. Però non lo so, io dalla panchina non... Vederla così sembra... la palla cambia direzione, probabilmente c'è. Dalla panchina mi sembrava un grosso errore dei miei difensori comunque. E comunque è un grosso errore dei difensori, perché basta come ci siamo messi. Quindi martedì farai una... una riunione.
Arriva un messaggio da casa in risposta al mister dalla presidentessa Cristina Rio del Baiardo, che ci scrive: per rispondere al mister Maisano dobbiamo essere contenti della ripartenza in totale sicurezza, anche se il campionato non è lo stesso degli anni precedenti, ma siamo ripartiti per dare forza ai nostri ragazzi e quest'anno prendiamo quello che viene. Penso che il movimento in questi anni abbia dato molto a giocatori, allenatori e dirigenti. Ora dobbiamo dare noi qualcosa al movimento e a tutti i bambini che stanno aspettando il momento per giocare. Questo è il senso della ripartenza. Penso che Beppe sia d'accordo sul fatto che non si veda l'ora di poter ripartire tutti assieme. No, che fa ripartire i ragazzini, sono contentissimo, sono d'accordo e mi aspettavo che si facessero partire i ragazzini e non l'eccellenza. Però è più difficile, Beppe, perché comunque... Bah, no, no, ci perdiamo, guarda, Claudio, è una discussione che non ho voglia più di portare avanti questa. Va bene, allora parliamo di calcio e quindi andiamo a vedere... Chiedete all'Alvarazzi, che è rimasto fino a mezzanotte e mezza a fare i tamponi, se è corretto fare questo tipo di operazioni per una squadra di eccellenza. Andiamo a vedere quindi Cairese-Campomorone, il risultato finale lo vedrete, il servizio di Matteo Calavutti. 600 tamponi... Allo stadio Brindi, Cairo Montenotte va in scena alla seconda giornata del girone A di eccellenza, di fronte alla Cairese di mister Benzi e il Campomorone di mister Pirovano. Da un lato i gialloblu capolista prima dello stop dei campionati e reduce dal pareggio contro la Genova Calcio, dall'altra parte i biancoblu vincenti contro l'Albenga per 3-1 alla prima giornata. La partita comincia con la consegna della maglia commemorativa a Diego Alessi per le sue 100 presenze in maglia cairese, con il minuto di silenzio in onore delle personalità calcistiche recentemente scomparse. La partita comincia e dopo 3 minuti sono gli ospiti a recriminare per questo contatto in area, non sanzionato dal signor Fallini. Rivediamo le immagini. L'avvio di padroni di casa è più convincente, così dopo 8 minuti è proprio Alessi a sbloccare il risultato con questa splendida rovesciata che fa esplodere la panchina di mister Benzi, che rese così in vantaggio, e rivediamo il replay dell'acrobazia. Al 17esimo i piacentini a rifarsi vivo in area ospite con questa conclusione di collo esterno che però termina alla sinistra di Moraglio. Al 19esimo questa volta sono i padroni di casa a protestare per questo presunto contatto in area avversaria, ma il fischietto lascia nuovamente proseguire, messo il preludio del gol. Prima al 21esimo Saviozzi ci prova con il mancino su calcio di punizione, ma il pallone termina di poco fuori. Poi al 24esimo grande giocata di Piana sulla destra e cross basso su cui Alessi tenta il colpo di tacco con il capitano gialloblu Famelico, che trasforma dal cuore dell'area regalando così il vantaggio ai suoi con esultanza in panchina. Al 26esimo la Cairese sfiora il tris con questo colpo di testa di Alessi su assist dalla sinistra di Passorino, ma il pallone termina a lato. Tris che però arriva al 34esimo quando lo stesso Saviozzi sfrutta un'indecisione della difesa bianco-blu e batte Canciani dentro l'area di rigore. È doppietta per il capitano e 3-0 per la Cairese. L'unica risposta del Campomorone, questa conclusione velleitaria di Moretti su calcio di punizione al 44esimo, prima dell'episodio più recriminato. Piacentini lamenta infatti un contatto in area al 44esimo su cui il fischietto sorvola nuovamente, punendo poi l'attaccante con l'espulsione per doppia ammonizione a causa delle veementi proteste. Rivediamo le immagini del contatto in area. Questa è l'ultima azione degna di nota nel primo tempo. Nel secondo tempo la Cairese amministra sapientemente. Al 51esimo torre di Alessi per Saviozzi, ma la conclusione di testa è troppo centrale per impensierire Canciani. Al 54esimo è Pastorino a calciare, servito da un ottimo Faccello, ma la conclusione è troppo alta. Al 58esimo ci prova Alessi su pallonetto, ma il pallone termina alto, mentre al 64esimo conclude Pastorino dal cuore dell'area, ma Canciani fa buona guardia. Le ultime due occasioni sono sempre di marca cairese. Al 66esimo è Faccello a concludere da fuori area, ma il portiere bianco-blu si fa trovare pronto. Al 78esimo invece il subentrato Maccagno a cercare il poker con una conclusione respinta però sempre da Canciani. Questa è l'ultima occasione della sfida conquistata dai padroni di casa. Gioco partita incontro alla Cairese. Ora andiamo a vedere la moviola di Matteo Calavutti di questi casi che sono stati appunto contestati da una parte e dall'altra. Andiamo a vedere quindi la moviola di Matteo Calavutti. Eccolo qua, questo qua è il primo episodio dove il Campomorone richiede un calcio di rigore. Sembra un po' il caso il rigore che è concesso a Ligorna nella scorsa giornata, il 2-0, in cui appunto il portiere fa fallo sull'attaccante. Ci può stare questo rigore, a mio parere. Se, considerando che la scorsa giornata ha beneficiato del rigore, anche in questo caso ci può stare. Moraglio però non fa niente per andare sulla... Sì, diciamo. Moraglio è fermo, non va a impattare, però. Però non la prende. No, sì, non che la non prende. Può, sì, che non può levarsi, ma dall'altra parte non la prende. Sì, neanche. Sì, sì.
Se oggi io ho visto un calcio di rigore dato Serie A, adesso non mi ricordo più chi, alla Lazio col portiere che andava sulla palla, ovviamente poi non si poteva smaterializzare e gli è fischiato il calcio di rigore. In questo caso Moraio rimane fermo e l'inerzia dell'attaccante prosegue andando a sbattere contro il portiere. Come dicevi giustamente te domenica scorsa, Ligorna paragonando le due situazioni, ci può stare, dai. Andiamo a vedere il secondo episodio invece, sempre di Cairese Campovarone qua. Credo che sia il gol, bel gol in rovesciata, qua è il calcio di rigore richiesto dalla Cairese. Riusciamo a rivederlo da Danilo Guidarelli, eccolo qua. Difensore allarga le braccia. Ma mi sembra non ci sia nulla, dai. Mi sembra, allora, il contatto ci può essere. Forse l'eccessiva slancio dell'attaccante nel buttarsi per terra ha indotto l'arbitro. L'attaccante stava cercando di superare in velocità il difensore lo ha toccato. E diciamo, lui, il movimento lui con le andato. Mani del difensore fa, diciamo, sì. Fa intendere che l'abbia proprio trattenuto, però lui accentua tanto la caduta. Forse il fatto di aver accentuato troppo, se non accentua, secondo me è un rigore che si può fischiare anche questo. Esatto, anche secondo me. Tu so cosa ne pensi, Beppe? Sì, ma la caduta è accentuata sicuramente. Io poi, se però, non accentua... Però da questa angolazione è dura capire se lo atto... Bisogna anche vedere dove era posizionato l'arbitro, perché se l'arbitro è posizionato... È molto vicino, eccolo. Magari lui non riesce a vedere proprio le mani del difensore. Se vedesse proprio l'allungarsi delle braccia, forse... Cos'è che magari l'arbitro dalla posizione che riesce a capire se l'ha toccato o meno. Noi da qua... Se l'ha toccato rigore, se non l'ha toccato è simulazione. Beh, è stato ingenuo comunque, è difensore. Sì. Andiamo a vedere il terzo episodio che mi dicono sia arrivato. Terzo episodio sempre di questa partita. Ah, questo è quello che poi ha provocato l'espulsione. Di Piacentini. Anche qua non si capisce se lo tocca. No. Se lo tocca è rigore, sì. Se non lo tocca è simulazione. No, simulazione no, perché lui cade sul contrasto. Se non lo tocca, cade comunque, perché... Il contrasto c'è, è un po' difficile valutare, è una situazione un po' confusa. Mi sembra rigore. Da qua non si capisce se piglia prima la palla, poi però... Se lo tocca è calcio di rigore. Sembra rigore questo. A me sembra rigore. Così come il primo, che secondo me era... Questo qua di più. Questo qua molto di più. Sicuramente più questo che quello di prima. Questo... Per me è calcio di rigore. Andiamo in pubblicità. Vabbè, sono stati fortunati. Pubblicità. Bene, eccoci rientrati in studio, andiamo a vedere subito l'intervista che ha rilasciato per la 100ª partita Diego Alessi, che ha fatto anche un gran gol in rovesciata. Che mandiamo con l'iPad, sì. Prestazione importante per te, la 100ª presenza, che emozione è quella di oggi con la consegna della maglia? Beh, tra l'altro mi hanno fatto una sorpresa, non sapevo assolutamente nulla, ma questa gente di Cairo mi stupisce ogni settimana e sono contento ancora di riuscire a dargli qualche gioia. Che partita è stata? Una partita disputata secondo me in maniera ottima da noi, preparata bene. Credo che tranne l'occasione di Piacentini all'inizio abbiamo subito davvero poco, credo una prestazione davvero importante. Bene, la prestazione è davvero importante. E arriva un messaggio da Mister Schiazza. Mister Schiazza che ci scrive: buonasera, nel caso del presunto rigore per il Rivasamba, l'arbitro ha considerato simulazione ed ha ammonito il numero 10 del Rivasamba. Secondo me, Corrado, non ti arrabbiare, ma secondo me ha sbagliato, perché secondo me è rigore. Però magari l'immagine schiacciata non ci permette di valutare bene. E domenica prossima, il finale. Tu dovrai seguire la partita per noi, Alessandro.
Sì, è una partita importante, come dicevamo prima col mister, è una situazione, si può venire a creare una buona situazione per la Genova Calcio. E possono, con una vittoria, ora non voglio portare sfortuna, no, però no. Con una vittoria le cose possono farsi interessanti e sicuramente sarà una partita molto interessante da seguire. Io sono convinto che il quarto posto noi ce lo giocheremo col Pietraligure e col finale, per cui sono due spareggi che tutti e due li giocheremo in casa. Non so se siamo favoriti in casa, perché forse noi andare a giocare su un campo come quello di finale, come quello di oggi, per noi è meglio. Però sono due partite che decideranno poi chi sarà la quarta. Ma hai dato un assist però. E hai detto noi il quarto posto ce lo giochiamo. Quindi chi sono le favorite? Albenga, Cairese e Campo Morone. E voi siete la quarta favorita? Sì. Io la Cairese dall'inizio dell'anno qualcuno mi derideva, anche che ho detto che per me è una favorita alla vittoria anche finale, insieme a Ligorna e Fezzanese dall'altra parte. Perché la Cairese, ricordiamoci, che l'anno scorso si è sospeso il campionato, eravamo quarti, l'anno prima hanno terminato con Solari terzi e l'anno prima ancora avevano vinto il campionato. Sì, ricordiamo. Si sono rafforzati ulteriormente, è tornato Alessi, hanno preso tre giovani molto interessanti, uno spogliatoio molto unito, una società seria con un impianto meraviglioso, con un pubblico alle spalle, per cui non darei per scontato che il girone di Ponente abbia già perso le finali. Come qualcuno dice dei media. Peraltro, no, noi non lo diciamo noi. No, lo dicono in tanti, lo dicono, però, per carità. Anche perché non ci piace far polemica. Non è una polemica. All'inizio qualcuno ha dichiarato, un direttore sportivo o un direttore generale dell'altro girone, ha dichiarato che il nostro, come il mercato del venerdì, è il nostro girone. Allora, il mercato del venerdì, tanto fai i punti nel tuo girone e poi vediamo se riusciamo a giocarci contro. E quando giocheremo contro vediamo chi è più forte. Su quello sono d'accordo. No, perché è un po' offensivo, sinceramente. Su quello sono d'accordo con te, nel senso che le partite bisogna giocarle e poi dopo si può commentare. Ma sì, ma poi sai i valori, hai visto cosa ha fatto la Sestrese con la Fezzanese, le partite, specialmente così corto il campionato, scontro diretto, è importante. Sono tanti i fattori che vanno a giocare su questo. Abbiamo ancora un filmato da andare a vedere, che è quello della Sanremese che perde in trasferta contro una corazzata. Andiamo a vedere il servizio di Simone Maggi, le riprese sono di Nico Cosentino. Caronnese-Sanremese, torniamo quindi in Serie D, girone A, era l'ultimo servizio che non avevamo fatto vedere, la Sanremese che... Comunque ti posso dire, nell'attesa, che abbiamo fatto arrabbiare molte persone con queste moviola, sì. Perché sono arrivati dei messaggi un po' contrastanti, una tifosa della Cairese ci dice: ogni domenica riescono a trovare due rigori contro di noi, continuiamo così che ci portano solo fortuna. Quindi... Beh, sul secondo, secondo me, c'è poco anche da stare, insomma anche domenica scorsa onestamente i rigori a favore della Genova Calcio mi sembravano abbastanza netti, poi è chiaro che noi li guardiamo sempre con un'ottica equidistante, perché non abbiamo nessun tipo di favoritismo né per una né per l'altra squadra. No, assolutamente. Succederà qualche volta che magari verrà fatto un torto alla Cairese e noi lo riconosceremo come nostra intelligenza morale fare con qualsiasi altra squadra. Andiamo a vedere la Caronnese che liquida per 3-1 la Sanremese. Ci sono i play-off nel DNA della sfida di Caronno tra una Sanremese in striscia da 4 partite e la Caronnese, che nel girone A si può tranquillamente definire una big ma una grande. Lo è anche la formazione matuziana, che parte fortissimo con la solita accelerazione di Convitto. La sassata del numero 28 viene disinnescata da Marietta. Nella Caronnese c'è però un giocatore straordinario come Corno, che quando non segna fa segnare, anche se sul gol del vantaggio di Banfi dopo un tracciante del numero 10 è decisiva l'incomprensione tra Dragone e Miga e Loschi, che si addormentano consentendo il tocco del numero 8. La Sanremese accusa al colpo la tanto discussa costruzione dal basso, rischia di rendere vittima anche la formazione ligure, che si salva sul tiro ancora di Banfi a suonare la carica prima del duplice fischio. Ci pensa Vita di testa, ma non c'entra il bersaglio grosso. Nella ripresa parte forte la formazione di Andreoletti, Convitto semina il panico sulla sinistra, Gagliardi viene anticipato a centroarea dalla distanza, ci prova Gemignani ma al suo tiro trova una tanto leggera quanto decisiva deviazione. Il pareggio è però nell'area e arriva al minuto 56 quando Vita centra attraverso su un cross di Pellicano.
Lo Bosco non lascia nemmeno il tempo di imprecare, perché al volo di destro conclude alla perfezione e batte Marietta per il gol del 1-1. Il trend del primo tempo sembra cambiare, ma al 70esimo corno viene trattenuto da Brigliano a centrocampo. Il capitano della Saremese è già ammonito e, leggerezza della trattenuta a parte, riceve il secondo cartellino che lascia i suoi in 10 uomini. Una superiorità che da saldo contabile diventa saldo disponibile al minuto 75, quando Siani si avventa su un pallone al limite e lo gira in maniera fulminea alle spalle di Dragone. 2-1 Caronese e Sanremese, che non riesce proprio a reagire. Gli uomini di Roberto Gatti ne approfittano. Corno trova ancora Siani nello spicchio destro dell'area di rigore. La conclusione non è irresistibile, ma Dragone è beffato sul suo palo. Finisce così lo spareggio playoff. Caronese, che con questo 3-1 sale al quinto posto. Sanremese in campo mercoledì contro il Dertona. Bene, allora abbiamo la moviola di questa partita, poi chiedo se abbiamo anche la moviola di Rapallo contro Baiardo, non so se l'abbiamo mandata o se è arrivata, non lo so, quindi chiedo se c'è. Andiamo a vedere però quello che è successo come moviola a Sanremo, a Caronno. Questo è il fallo che determina la seconda ammonizione e l'espulsione da parte del giocatore della Sanremese. Andiamo a rivedere, vedo che lui protesta molto con veemenza. Vabbè, è stato ingenuo nell'appoggiare il braccio. È un po' fiscale. Il giocatore della Caronese è un giocatore molto esperto, è corno, il capitano è un giocatore da categoria superiore, proprio fuori dalle righe. È stato intelligente ad andare giù, a mio parere. Sì. L'ha cercato? Se l'ha un po' cercato. Tra altre cose, lui, fai caso, che come cade chiede subito l'ammonizione, sì, perché sa che è ammonito. È un giocatore, a mio parere, incredibile. L'abbiamo incontrato l'anno scorso, mi ha impressionato proprio. È un giocatore formidabile. Ma non l'ha nemmeno trattenuto, eh? No. E infatti è stata un'espulsione. Infatti è molto, da muso duro è andato. Qui. La regia, chiedo poi se c'è la moviola di Rapallo Baiardo, se ce l'ha mandata. Se c'è, vorrei vederla. Comunque arrivano dei messaggi, ci scrivono: grande Beppe, sempre uno spettacolo ascoltarti, non solo per le competenze che metti nelle tue analisi, ma anche per la schiettezza delle tue parole. Un saluto a tutti, Mimmo Zappia. Peraltro, parlando di schiettezza, fuori onda con Beppe si parlava che comunque anche Alessi e Toma, due giocatori della Cairese, in una trasmissione che fanno sempre a lunedì con Cairo Montenotte, hanno riconosciuto l'entità di uno dei due rigori che erano chiari da vedere. Sì, hanno detto che dal campo non gli era sembrato, ma per carità, poi come si può vedere? Poi rivedendoli le situazioni erano abbastanza definite e chiare. Definivano il rigore più importante, il primo rigore, più quella uscita del portiere, che poi magari si può discutere su tante situazioni. Però questo non vuol dire niente, ma gli errori... Uno, poi alla fine marca, finisce, insomma... Beh, era impossibile non farli vedere però domenica scorsa, esatto, quelle due occasioni. Però da parte mia è chiaro che io non mi esprimo mai, ma se mi esprimo è perché l'ho constatato. Poi, come ho detto alla fine, la partita secondo me si è incanalata su un pareggio più che giusto. E se, siamo stati noi poco capaci, 11 contro 10, a dettare degli altri tempi e gestire la partita diversamente. Il risultato è giustissimo. Non so se sono. Non ci sono. Mi dicono che non c'era una viola di Rapallo contro Baiardo. Peccato, perché comunque c'era il caso di espulsione da parte del portiere. E nel momento in cui cade, va a colpire coi piedi Oliviero, che casca. Ma diciamo, da portiere dico che ogni portiere, diciamo, cerca di mettere in difficoltà l'attaccante, magari anche cercando la munizione dell'attaccante, però diciamo, mi sembra un gesto esagerato, anche perché Bassa è un portiere importantissimo per la categoria ed è importantissimo per la squadra, e cioè, senza levare nulla al ragazzo che è entrato, comunque ha messo in difficoltà la squadra con la sua assenza, e ne ha risentito sicuramente. Quindi è un'espulsione che è stata determinante per quanto riguarda il Rapallo, anche perché, anche se poi va detto che Zunino in inferiorità numerica ha portato in vantaggio il Rapallo. Zunino è un giocatore importante, Beppe. Zunino è un giocatore importantissimo, un giocatore che te lo scordi in certi momenti della partita, delle grandi qualità, riesce a metterci la zampata, un giocatore alla Inzaghi prima maniera, che gioca sempre sul filo del fuorigioco, è molto tecnico, davanti alla porta sbaglia pochissimo.
Vedo quando ne stai parlando che ti brillano gli occhi, il giocatore che stimi. No, no. Sì, lo stimo, ma quest'anno abbiamo cercato di portarlo anche alla Genova Calcio, ma le offerte che arrivavano da Rapallo per noi erano improponibili. E poi l'anno scorso abbiamo perso pochissimo con la Gairese, ma lui ci ha fatto due gol micidiali. Abbiamo perso 3-0 col Pietra e lui ha marcato sempre in maniera decisa. Vedo che parli spesso della Chiarese, un po' ti è rimasta la società che... La Chiarese, io l'ho sempre detto, ci sono stato benissimo, con i dirigenti mi sono trovato molto bene, con i ragazzi continuo a dire con lo spogliatoio splendido, è una piazza importante e interessante, per cui non posso altro che parlarne bene. Parlando di Chiarese, comunque ci scrivono un enorme saluto e un abbraccio al grande mister Maisano, Maurizio della Chiarese. Quindi diciamo che c'è un bel rapporto. È un dirigente, sì. Sì, c'è un bel rapporto, quindi. Albenga che ha perso qualche pezzo. Tu dici che comunque è sempre competitiva. Albenga ha cambiato dei pezzi, ne ha preso degli altri, aveva alcuni giocatori ancora importanti, ora ha preso il fratello di Gargiulo, ha preso qualche d'un altro anche in mezzo al campo, giocatori importanti, si è ringiovanita. L'Albenga rispetto alle squadre di testa è ripartita più tardi. Cioè, questo è un altro dato importante che poi, se vogliamo disconoscere, c'è chi si è allenato con grande regolarità anche quando non si poteva, c'è chi ha fatto partite anche quando non si poteva, c'è chi ha fatto mini tornei anche quando non si poteva, c'è chi ha fatto amichevoli anche quando non si poteva, e di conseguenza queste squadre sono avvantaggiate rispetto alle altre. L'Albenga si sono fermati tutti a casa e poi hanno ripreso 3 settimane fa. Però il valore tecnico dell'allenatore, del secondo e di tutto il gruppo e della società è un valore importante. Speriamo che ora il presidente guarisca al più presto, perché anche questo è un dato che da tenere in considerazione anche per loro. Non so come possono reagire a questo tipo di situazione. Ci andiamo appunto alla pronta guarigione da parte del presidente dell'Albenga. Noi siamo giunti in conclusione, vi ricordiamo che questa puntata la potete rivedere questa sera alle 21.30 sul canale 189, domani alle 12.30 e alle 21 sempre sul canale 189. Dilettantissimo, ve lo dico in anteprima, organizzerà assieme a, insomma, ma ne riparleremo, torneo estivo. Salutiamo Alessia Bianchi, Beppe Maisano, grazie a voi, e il nostro Alessandro Bulgarelli. Noi ci rivediamo la settimana prossima con Dilettantissimo, sempre a partire dalle ore 19. In regia Marco Ferrando e Danilo Guidarelli hanno coadiuvato con noi questa puntata, anzi li ringraziamo per la bravura in con cui hanno cercato di captare i filmati che mano a mano arrivavano nel corso della trasmissione. Tra poco Maria Grazia Barile con i suoi ospiti approfondirà i risultati di Genoa, Samp e Spezia. Con questo è tutto, buon proseguimento di serata con i programmi di Telenord. Questo programma è stato offerto da S&L Trasporti, via Fiumara 3, Genova.